Quello dell'altro sta qui. Le notizie del TG Ora, operazione anticamorra della polizia contro la cosiddetta paranza dei bimbi. La squadra mobile di Napoli, coordinata dal servizio centrale operativo della polizia e dalla direzione centrale per i servizi antidroga, in collaborazione con i commissariati cittadini San Carlo Arena, Decumani e San Paolo, ha eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone ritenute a vario titolo responsabili dei reati di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi da guerra, contestata l'aggravante del metodo mafioso. Destinatari dei provvedimenti, persone contigue alla consorteria camorristica facente capo alle famiglie Sibillo, Giuliano, Brunetti, Almirante. Si tratta del gruppo camorristico operante a Napoli nell'area di Forcella, Duchesca e Maddalena, definita la paranza dei bimbi. È stato accertato nel corso delle indagini il ruolo di primo piano nelle attività illecite da parte delle donne del clan. Turbata libertà degli incanti, corruzione, truffa e trasferimento fraudolento di beni con l'aggravante del metodo mafioso. Questi i reati contestati a 7 persone arrestate questa mattina dai carabinieri del reparto operativo di Caserta nelle province di Caserta, Sassari e Trento. Le misure cautelari sono state emesse dall'ufficio del GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Tra gli arrestati figura anche l'ex vice sindaco di Caserta, Vincenzo Maria Ferraro. L'indagine, proseguimento di una più ampia attività investigativa, ha consentito di accertare gravi responsabilità a carico di Ferraro, che dietro compenso di denaro ed altre utilità avrebbe favorito l'aggiudicazione di una gara d'appalto per la gestione del servizio di trasporto disabili alla ditta riconducibile all'imprenditore Angelo Grillo, legato al clan Belforte di Marcianise. Nuovo allarme attentati contro i magistrati campani. Un'intercettazione ambientale del marzo scorso fotografa l'ira dei familiari del boss Augusto Latorre nei confronti del PM della Procura di Napoli, Alessandro D'Alessio. Nel colloquio si fa preciso riferimento alla volontà di uccidere il magistrato. Si tratta di una conversazione avvenuta in un carcere di massima sicurezza in Piemonte e captata dagli investigatori nel corso di un'inchiesta della Procura di Roma. È la prova che dietro l'apparente silenzio dei clan camorristici covavano piani d'attacco agli uomini delle istituzioni. La nuova minaccia si aggiunge a quelle già arrivate nei confronti del procuratore capo di Napoli Colangelo, del PM antimafia Sirignano. Stavolta la fonte del pericolo è casertana e riguarda alcune schegge della camorra casalese che puntano a far risorgere il gruppo di Augusto Latorre, il boss laureato in psicologia che minacciò il PM Raffaele Cantone. Raid di camorra a Napoli poco dopo la mezzanotte nel bar Napoli-Roma in via Napoli-Roma verso Scampia. Un comando di almeno 3 persone, ma non si esclude al momento la presenza di complici all'esterno, ha fatto irruzione nel locale. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti delle volanti, il gruppo aveva con sé delle taniche. Dopo aver minacciato i presenti, sembra anche con pistole, intimando loro di uscire alla svelta, avrebbero cosparso il liquido all'interno del bar, appiccando subito il fuoco. Non appena sono divampate le fiamme, tutto il comando è sparito, allontanandosi con una o due automobili. Spacciavano cocaina fuori dagli scavi di Ercolano. Ad incastrarli sono stati i carabinieri della compagnia di Torre del Greco col maggiore Michele De Rosa, al termine di una complessa indagine nel corso della quale i militari si sono avvalsi di telecamere ad infrarossi per individuare i pusher. In 7 sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli perché ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio di stupefacenti. Le indagini dei militari dell'arma, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno portato a scoprire l'esistenza dell'organizzazione riconducibile al clan camorristico degli Ascione Papale. I carabinieri della compagnia di Montella in provincia di Avellino hanno effettuato una serie di controlli presso gli esercizi commerciali del territorio di competenza, in particolare ristoranti nonché negozi di igiene e di alimentari, e nel corso dell'attività di ispezione in uno dei ristoranti controllati i militari, insieme al personale del corpo forestale e dell'ASL di Avellino, hanno riscontrato la presenza di prodotti scaduti e di dubbia provenienza, conservati in maniera non conforme alla normativa vigente. Per la giovane proprietaria è scattata la denuncia in stato di libertà. E alle ore 7.51 e 8.30 di questa mattina, doppia scossa di terremoto in Campania di magnitudo 2.2 a 10 km da Benevento. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'ipocentro è stato localizzato a 11 km di profondità con epicentro in provincia di Benevento, nei pressi di Apice, Sant'Arcangelo Trimonte, Paduli, Pietrelcina. Non si registrano danni a persone e cose. Nei giorni scorsi la terra ha tremato in Campania diverse volte tra il Vesuvio e la zona del
Matese. Amici, ecco questa notizia per il momento, tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG. Febbraio 2020, ok, sta chiaro.